Tutti i giapponesi adorano i manga. Ah no? Le geishe sono delle prostitute. Però l'hai mai sentito? Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video con Ericottero, yeah! In questo momento ci troviamo qui a Imperia e ho deciso di fare questo video di cultura giapponese con Ericottero. Ho deciso Hai di chiederti un po' di domande paura. su, no, perché praticamente ci sono un sacco di italiani che mi chiedono alcune cose e volevo chiederti 10 cose per scoprire se sono vere o meno. Cioè, io lo so, però se lo dico io ha un impatto, se lo dice una giapponese vera ha un altro impatto. Allora, vabbè, se non la conoscete, Ericottero c'ha un canale di YouTube che, vabbè, ormai collaboriamo sempre, quindi la conoscete, ve lo lascio qui se non lo conoscete già. Bene, partiamo, la prima. Allora, Vediamo se riesco a rispondere, ma cioè. sicuramente sì. Allora, la prima cosa che mi dicono, che comunque ho sentito anche in alcuni video, è che i giapponesi non fischiano mai se una donna passa, non rimorchiano mai per strada, è vero? Normalmente no. Però Normalmente no. magari tipo venerdì sera che tutti escono a bere già dopo qualche bevuta può essere che i giapponesi diventano più allegri. Allora Sì. forse è più facile che anche qualche uomo che comincia a parlare Cos'è questo? cacciare. Però A cacciare? sì, normalmente No, raro, no. raro. Ti hanno mai fatto nampa? Watashi ga? Nai, nai, No, non nai, tu. Te l'hanno mai fatto a te salita con nai. tua... Nai, ne. Mai? Ma forse perché sei di Nagasaki, perché Cosa invece... c'entra? No, perché magari Nagasaki è un posto un pochino più... Ma tipo meno... a Tokyo, infatti, eravamo a Shinjuku, tipo lì che tutti vanno a bere, allora più facile. Non è che, cioè, eravamo già, non so, mescolati tutti, cioè quelli che Sì. troviamo per caso, Per caso? cioè cominciamo a parlare come in Italia. Però non è che allora un uomo che comincia a parlarmi per, non so, andare da qualche parte da soli, queste cose. Un giapponese a caso! Yay! E come farebbero i giapponesi nampa se dovessero fare nampa? non sa fare. Non sa fare. No, perché sono io, forse. Ah, Temo, やっぱ 一番最初に言う言葉はお茶しないってお茶しこと。おない？茶おしない。茶？お茶しない？あ、これ、これから時間ある？ああ。暇？暇？ちょっおと茶今しない？暇、お茶しああ。ない。オッケー。わかった。Capito? カピあんま日本語でナンパしたことないんでわかんないでああ、す。OK。Mio amico a casa ha detto che non ha mai fatto nampa, quindi no, non ci sa fare un nampa bene. Però imparate questa nuova parola giapponese. Nampa. Nampa vuol dire rimorchiare. Nampa Giusto? suru. Nampa suru. La seconda cosa che spesso sento, però non credo sia vera, è che le geishe sono delle prostitute. Però l'hai mai sentito? Sì, È sempre. cioè è vero l'altra parte perché una parte di loro lavoro è anche questo. Sore, oiran già nai no? A geisha ci vanno. Geisha to oiran ga chigou. Adesso oiran to masu. Ragazzi, abbiamo preso la giapponese sbagliata. Forse le geisha magari nell'immaginario sono diventate prostitute quando c'è stato l'invasione degli americani. Forse. E i giapponesi volevano, che ne so, delle prostitute geishe, però i giapponesi non gliele volevano dare, quindi gli davano delle giapponesi normali truccate e vestite da geisha e le spacciavano come geishe, però non erano veramente Mescolato. geishe. No, geisha, la parola geisha vuol dire artista. Sì, artista. Quindi sì, c'è cioè, intrattenimento Sì, durante quindi la più cena sì, e doveva ballo. sapere bene cantare, ballare, Sì. quindi c'è cioè, proprio artista. Sì, infatti, sì, comunque una vita abbastanza difficile quella della geisha, però non c'entra E c'è assolutamente. Maiko? Maiko è l'apprendista. Apprendista? L'apprendista, si Prima dice di apprendista. diventare Prima di geisha. diventare geisha è un apprendista. Deshi, cioè, nanti? Tamago, nanti? Sotamago, tipo in giapponese deve tipo un uovo, è un uovo che poi diventerà una... Suona male però una gallina. Ma in Giappone perché c'avete tutte queste cose con gli uova e gli Maskai. yakodon? Cioè, hanno questa specie di ciotola con riso con sopra l'uovo e il pollo e Pollo. lo chiamano oyakodon, la Ma ciotola del mamma e che figlio. so, dai so. Vabbè, quindi le geishe non Allora sono. ci avete mirato te. Ok, si la vede? Geisha, prostitute, Ah, geisha はダメだって。ダそうそう、メ？絶対ダメ。そうなだんけだ。ど、なんかその、本当に、なんか時やっ々てた人もいたかもしれないけだけど、ど、オフィそシれャルにはは、ダメなんそれだ。はオフィシャルじゃない。そう。
Ok. Ok, poi la terza cosa, questa è un po' difficile, però quando i giapponesi sorridono lo pensano veramente. È una cosa che dicono i giapponesi, sorridono, però in realtà dentro non sono contenti, tipo, o magari commessi. Gli stanno antipatico. Commessi, ma anche in generale, nel senso che ti sorridono sempre, però magari non gli stai simpatico. Questo è vero, non è vero? Cioè, ci sono le persone che hanno questa espressione sempre un po' finta. Cioè, ormai lei è così, però dentro non si capisce mai cosa sta pensando veramente. Questo anche tu lo fai? No, io no. Però sì, cioè, ho conosciuto delle persone un po' così. Spesso le femmine. Sì? Poi la quarta, tutti i giapponesi adorano i manga. Ah no? Cioè, né a me né al mio giapponese a caso piacciono i manga, quindi non lo so. A tutti gli italiani piace calcio? A tutti gli italiani piace il calcio, vedi? Non è vero? Non è la stessa cosa. Cioè, sì. Però in media forse più giapponesi piace manga. Il manga rispetto. Non lo so, forse no. Ma manga forse quando sono piccoli, cioè bambini, forse manga, anime sì. Cioè quasi tutti passa questa cosa, però non è che tutti quanti diventano come otaku. Ah, ok. Poi la quinta. I giapponesi non hanno mai ferie. Dipende che lavoro fa. Cioè, è vero che ci sono i giapponesi che anche se hanno le ferie vanno a lavorare lo stesso. Sì. Però anche tanti, spesso adesso in Giappone, giovani, che quando finisce di lavorare va a casa. Ah sì? Quindi, però sì, mediamente forse non prendono le ferie. Un'altra cosa, che questa è una cosa che dicono, è un po' brutta, però l'ho sentita. Tutti i giapponesi sono tutti uguali. Cioè, però te l'ha detta, no? L'hai mai sentita qualche... Ma non sono giapponesi, ma cinesi, gli asiatici in generale. Io non riesco a capire, cioè, cioè magari chi non conosce nessun amico o cinese o giapponese coreano, allora, cioè anche per i giapponesi, uno straniero uguale, cioè fosse americano. Sì. Cioè non ho idea se spagnolo, francese, italiano, non vedo la differenza. È la stessa cosa sì. Asiatico, asiatici, insomma siamo... Ma forse perché hanno gli stessi colori di capelli, anche, non lo so. Anche però io, per esempio, io, secondo me se una cosa non la conosci poi è difficile distinguerla, perché io ho fatto un esperimento quando ero piccolo, cioè avevamo 20 mele, cioè c'era un cesto di mele e ognuno prendeva una mela, no? E la passavano, no? Poi la guardavi intensamente per 20 secondi e poi la rimettevi giù. Ah, poi se riconosci. E poi la sapevi riconoscere. Secondo me, se impari a conoscere una cultura o comunque delle persone, poi mi impari a distinguere meglio. Per esempio, io stando tantissimo fuori dall'Italia, adesso mi sembra di vedere delle categorie di stranieri, per esempio, quelli biondi con gli occhi azzurri alti, così mi sembrano simili magari. Quindi più ti abitui secondo me a una cosa, più la sai riconoscere. Cioè adesso anch'io più o meno riesco a forse distinguere, forse lui è italiano, sembra, invece lui sembra tipo americano, americano, italiano, vedo abbastanza differenza, però quando ero in Giappone, meno. Uno straniero per me era tutto americano. Ok, questa l'ho sentita tante volte. Senti un po', secondo me ti fa un po' ridere, però. L'impiegato che schiaccia un pisolino durante le sue ore di lavoro dimostra che hai lavorato bene fino allo sfinimento. I giapponesi lavorano talmente tanto che praticamente se si addormentano al lavoro è perché sono sfiniti, e quindi vuol dire che hanno lavorato molto bene, quindi sono quasi premiati per questa cosa. L'hai sentita mai? Ma dormi nell'ufficio? Dormi nell'ufficio. Ah, questo sì, quasi complimenti. Davvero? Sì, perché non sei neanche tornato a casa. Cioè, se dormi in ufficio, però se dormi nelle ore di lavoro, no. No, durante no. Ah, ok. Quindi ci sono dei giapponesi che finiscono per dormire in ufficio? Può capitare. Claro, a scuola sì. Durante la lezione, dormono così. E se dormi a scuola non è un problema? Dipende dal professore. Un professore dice, se vuoi dormire, va bene, dormi, basta che non fai rumore. Quindi non puoi russare. O parlare con gli altri, ma dormire siccome non fai rumore, quindi va bene. Sai che io parlo nel sonno? Sai che dareste? Ne voto? Sì. Io no. Mi hanno detto. Non reggono molto l'alcol. Rispetto agli italiani forse sì, diventano subito viso. Come mai anche tu diventi subito rosso? Lui no, a caso non diventa rosso. Per tanti giapponesi sì, poi facilmente si ubriacano, è vero sì. Ma perché in Italia anche fisicamente è diverso. Se ti ubriachi non è che... perché poi li vedi tanti accasciati a terra, cioè succede. Ma perché... vogliono staccarsi dalla realtà. Ok, vabbè. Poi l'ultimo di questi stereotipi è che il Giappone costa tantissimo. È vero o non è vero? Dipende che città.
Sì. A Tokyo, sì. Cioè, dici però... il costo della vita. Ma secondo me non costa, cioè costa più Milano secondo me di Tokyo, perché alla fine, tante cose, allora, sì. Se cucini a casa forse costa meno Milano, forse, però se mangi fuori... Tanto anche Milano. Costa quasi meno Tokyo mangiare fuori, forse, perché, cioè dipende cosa mangi, però per esempio in Giappone ci sono tante opzioni, per esempio Otoya non costa tanto, in Italia non riesci a mangiare con 10 euro, secondo me, fuori, sì, almeno sì, 15-20, quindi... Mangiare fuori sì, è vero che in Italia forse costa di più di Giappone. E costa tanto, però non è che costa così tanto in proporzione, secondo me. È abbastanza simile. Vabbè, questi erano gli stereotipi che siamo riusciti a sfatare o constatare con la nostra giapponese. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, andate a seguire anche il canale di Ericottero. Seguite anche un giapponese a caso. Hey. E non perdetevi il nostro video ad Imperia. Ciao!